Francesco, però abbiamo parlato di voi ragazzacci della verità, che oggi ne avete combinata un'altra, stavolta a firmare sei proprio tu in persona, e ci racconti che l'Europa ha regalato, anzi regala ogni anno, 3,4 miliardi di euro alle ONG. E però non si sa bene come vengono spesi. Prima di tutto, ONG, che cosa dobbiamo intendere? Perché dentro il termine ONG c'è un sacco di roba. E in secondo luogo ti chiedo, com'è possibile che non si sappia poi dove vanno a finire questi soldi? Allora, qui dobbiamo fare alcune precisazioni. Intanto non lo sa nemmeno l'Europa che funzioni una ONG, perché non ha una definizione comune accettata, e questa è parte del problema. La seconda parte del problema è che appunto tutte le organizzazioni non governative, cioè le organizzazioni tra virgolette umanitarie, che possono essere, si va da l'ARCI, a Oxfam, a Medici Senza Frontiere, Save the Children, cioè tutte queste organizzazioni umanitarie hanno preso dal 2015 al 2018 3,4 miliardi di euro. C'è il problema che l'Europa ha dato questi soldi a queste organizzazioni perché si occupassero di migranti. Il problema è che non sappiamo quali progetti abbiano fatto, cioè sì. Non sappiamo se, ad esempio, Save the Children, che nel 2017 aveva una nave, la Bossetia, abbia effettivamente utilizzato questi soldi per pagarsi la nave oppure per fare, che non so, un progetto con i bambini in Sudan. Non lo sappiamo, lo sappiamo, e ci viene il dubbio che siano stati distribuiti questi soldi a pioggia, siano anche stati utilizzati per favorire quella che chiamiamo l'invasione, no? E il problema è che l'Europa, nonostante abbia chiesto più volte la Lega a livello europeo dei chiarimenti, lo ha fatto Marco Zanni, le risposte sono state lente e piuttosto vaghe. Ecco, queste diciamo sono poi quelle questioni che però avrai sicuramente notato nel dibattito pubblico non riescono a entrare. Come mai? Non riescono a entrare perché si fa finta di niente, no? Se la cosa dà fastidio si passa dall'altra parte. Peraltro è molto interessante notare quanto siamo attenti, no? Quanto ci viene detto, ma l'Europa è giusto, si guardi come noi spendiamo i soldi del recovery fund, no, degli aiuti, perché deve vigilare, poi invece va bene dare 3 miliardi e mezzo così a chiunque senza sapere neanche come vengono utilizzati, no? Certo. Anche perché domani avremo una seconda puntata in cui si vedrà nel dettaglio che cosa fanno alcune di queste organizzazioni. Domani quindi c'è il dettaglio di cosa fanno, cioè l'avete scoperto voi? Beh, diciamo che non abbiamo scoperto, anche perché è impossibile saperlo, che cosa abbiano fatto con i soldi dell'Europa, però escono altre cose sull'atteggiamento di alcune di queste ONG. Vi dico solo che tra queste c'è Islamic Relief. Islamic Relief è la più grande organizzazione, diciamo, caritatevole musulmana del mondo. E a quale galassia è legata, se lo sapete? Beh, è legata a numerose galassie, possiamo dire, in alcuni paesi. Fratelli o sciiti? No, più fratelli, diciamo. Beh, più fratelli, non che la cosa mi rassicuri, però insomma. Ma sai, lì il problema è che, poi anche qua, chi è che va a indagare esattamente? Questi vanno tutto su autocertificazione, quindi questi possono tranquillamente dire no, ma ma aspetta, no, questa non l'avevo capita, Francesco. Adesso poi ti dobbiamo salutare perché sentiamo i rumori di sferragliare sotto. Cioè, basta un'autocertificazione? Beh, per lo più sì, sono tutti i soldi che vengono dati. L'Europa a domanda precisa, europarlamentare della Lega Marco Zanni, risponde a me che dovrebbero essere gli stati singoli a controllare che effettivamente questi facciano ciò che dichiarano. Hai capito. Francesco, allora io ho avuto un'idea, abbiamo pochi minuti, mi dici la parola più buona, una parola buona. La parola buona di giornata? Sì. Non lo so, Muccino? Muccino, un bel nome, Muccino. Senti come dolce. Muccino, un ultimo, Muccino. Un ultimo bacio, così. Prima Muccino, di... poi mi serve una data di nascita di qualcuno. Muccino 2000, eh? Muccino 2000, facciamo un'autocertificazione, facciamo una ONG, la chiamiamo Muccino 2000. Bellissimo,
Ti lascio la presidenza, Francesco. Io ci sto, ma ti ringrazio, speriamo presto di avere dei bei soldi dall'Unione Europea. Perfetto, io mi occuperò della segreteria generale della Mucino 2000 e sarò l'armatore, se posso. Vorrei fare caro la racchete della Mucino 2000, se me lo consente. Molti ci vedo con il dread e un po' di tatuaggio, potreste fare anche il mimo locale. Potrei fare un bel mix dei due, grazie. Grazie presidente, inizio già a chiamarti così. Francesco, ti lasciamo andare perché sottofondo sentiamo lo sferragliare. Grazie di essere stato con noi anche oggi, ci sentiamo domani alle 16. Grazie, a domani. Grazie Francesco.